Ciao a tutti amici, buongiorno, siamo qui a pescare finalmente dopo un periodo di ferma, diciamo così, forzato. Siamo in un contesto un po' diverso da quello che è il mio standard oggi, lontano dai canali, siamo in pieno agosto, quindi per pescare e divertirci siamo venuti in un bellissimo lago, una fishery se la volete chiamare così, adesso questo termine va di moda. Siamo a Molinella, è un lago che probabilmente tutti gli agonisti non conoscono per via della sua storia, del panorama stupendo e della quantità di pesce e della qualità soprattutto, perché sono pesci stupendi. Oggi vi facciamo vedere un paio di trucchi e in questo caso una pesca molto molto divertente, estiva, una pesca con il pellet Wagler. La pesca pellet Wagler è una pesca che viene fatta solitamente d'estate, è una pesca che ci viene tramandata o importata dai nostri amici inglesi, perché loro soprattutto durante le competizioni hanno pesci che si staccano dal fondo e quindi hanno la necessità di pescarli anche a una determinata distanza, quindi non a tiro di rubesien. Per fare questo usano delle canne proprio fatte apposta, si chiamano canne Wagler e non sono altro che delle canne all'inglese un po' più corte, di solito sono circa sui 10-11 piedi, proprio perché non c'è necessità di andare a pescare molto distante, solitamente la pesca è sui 20-25, massimo 30 metri da riva. Sono canne potenti che però devono essere anche molto paraboliche, questo perché d'estate soprattutto nei carpodromi i pesci sono tanti, hanno fame e quindi tirano molto. Per ovviare la perdita del pesce stesso serve appunto una canna molto parabolica che ti possa aiutare a contenere le sfuriate del pesce. Per quanto mi riguarda, io amo pescare a pellet Wagler soprattutto con attrezzature molto molto veloci, quindi canne corte. Io adesso sto usando un Aquos da 11 piedi, quindi è una 3,30 m. E mulinelli anche abbastanza contenuti, in questo caso io ho sempre della linea acqua su un 3000. Questo perché nei carpodromi è difficile che ci siano pesci veramente molto grossi, soprattutto nei carpodromi italiani, anche qui a Molinella i pesci stanno su una media del 1,5 kg, 2 kg, sono abituati ad essere inlamati, quindi non hanno una potenza che mi consenta di utilizzare un mulinello molto molto grosso, anche se molti pescatori amano invece avere una riserva di potenza sufficiente per quando attaccano, diciamo, pesci molto molto più potenti. Io invece al contrario prediligo un mulinello più contenuto, più veloce, che mi permetta anche di recuperare il pesce molto più velocemente. Per quanto riguarda i monofili, quindi in questi casi si utilizza un nylon, nei video precedenti mi avete sentito parlare spesso del trecciato. Il trecciato in questi casi è assolutamente sconsigliato, perché non avendo un allungamento e quindi la possibilità di dare al pesce una sfuriata, una ripartenza in più, romperei il finale praticamente tutte le volte. Quindi qui mettiamo da una parte il trecciato e utilizziamo un filo di nylon. Il filo di nylon deve avere un paio di caratteristiche che sono veramente molto importanti. La prima è la sua affondabilità. Per quanto mi riguarda, questo tipo di pesca è necessario affondare lievemente il filo. Questo perché? Perché d'estate spesso e volentieri tira una leggera brezza e quindi avendo un filo non affondante, questo causerebbe lo spostamento del galleggiante sulla superficie dell'acqua, cosa da evitare assolutamente, perché è importante che i pesci rimangano sempre nello stesso spazio e non si spostino per evitare appunto la dispersione degli stessi e quindi avere delle boccate molto molto più frequenti. Thank you.
Per quanto riguarda la lenza, è veramente una lenza semplicissima. La pesca in sé per sé è una pesca che comunque con qualche piccola accortezza è veramente molto divertente e i pesci rispondono praticamente subito. La lenza, come spesso nella pesca succede, è veramente semplicissima. Si tratta di avere un Wagler. Qui abbiamo un modello da 6 grammi abbastanza corto, perché in questo caso i pesci rispondono molto sulla superficie dell'acqua, quindi anche qui avremo varie tipologie di Wagler, più lunghi o più corti a seconda dell'altezza dove il pesce risponde meglio. Il Wagler è libero, però può essere chiaramente fissato con questi rubber line stop, che sono degli stopperini di gomma che non rovinano assolutamente il filo, quindi non serve pinzare un piombo, anche perché vista la pescata, vista le carpe che hanno una buona forza, rischierei di rompere la linea. Questi non rovinano assolutamente il filo e mi permettono di cambiare anche a piacimento la profondità della pescata e dei pesci che si vanno a cercare di prendere. L'attacco con il finale è assolutamente semplicissimo, sono due asole una dentro l'altra. Questo perché una cosa molto importante di questa pesca è la libertà che il finale ha sull'acqua. Cosa vuol dire? Che il pesce è abituato a sentire un rumore, e il rumore è quello del pellet. Il pellet fa un plop sull'acqua e deve essere il più simile possibile a quello che fa il galleggiante. Una volta che il galleggiante entra in acqua, il finale libero permette una discesa del pellet molto naturale, quindi viene scambiato dai pesci con i pellet lanciati a fionda. E questo è uno degli aspetti più importanti di questa pesca, perché se io avessi piombi sul finale, questi mi limiterebbero la discesa del pellet stesso e quindi non sarebbero più naturali come un pellet fiondato. Inoltre, io posso avere la libertà di scegliere l'altezza del galleggiante qualora i pesci salgano o scendono verso la superficie. Per quanto riguarda il finale, quelli che prediligo io in carpodromo sono finali di nylon morbido, sicuramente morbido e non fluorocarbon, perché il fluorocarbon, essendo molto rigido, ha anche una discesa sull'acqua meno naturale. I diametri, solitamente io uso dei 16, dei 18, raramente salgo col diametro un 20 o un 22, proprio perché i pesci devono avere la naturalezza, devono vedere la naturalezza dell'esca quando scende. Un buon 16, un buon 18 è sufficiente. Per quanto riguarda le competizioni, invece, magari quando si vuole fare molta velocità, ecco, un 18 è preferito. E l'amo, chiaramente una delle prime regole del carpodromo è l'amo senza ardiglione, proprio perché il pesce non deve essere rovinato. E la bocca e la salvaguardia del pesce è sempre la prima cosa, quindi ami senza ardiglione. E abbiamo parlato prima di pellet Wagler, quindi stiamo parlando di pesca con il pellet. Il pellet, esistono in commercio dei pellet duri e morbidi, e quindi la tipologia dell'attacco dell'amo può essere differente. La prima tipologia è una legatura classica con un amo a paletta, dove il pellet viene innescato direttamente sull'amo. E diciamo che questa è una tecnica che io non prediligo tanto, proprio perché ogni lancio il pellet viene perso. L'altra tecnica è quella di usare un gommino su un amo a occhiello con un attacco molto semplice, si chiama nodo senza nodo, e questo gommino permette al pellet di rimanere al di fuori dell'amo stesso, e quindi ho la possibilità di prendere più pesci con lo stesso pellet. Una cosa molto importante di questo attacco è che il pellet deve essere più vicino possibile all'amo, proprio perché il pesce aggredisce il pellet, non aggredisce l'amo, quindi aggredendo questo, essendo vicino all'amo stesso, al 99% delle volte si autoinlama. Chiaramente l'amo senza ardiglione mi consente di slamare il pesce molto più velocemente, e quindi in una competizione questo è un guadagno di tempo non indifferente. Allora, 2 o 3 pellet nella fionda ogni 20 secondi, canna in mano, altrimenti va nell'acqua, e divertimento assicurato.
La pesca pellet Wagler è una pesca molto divertente, però come dicevi in precedenza deve avere qualche accorgimento per essere sfruttata al meglio. Intanto siamo in un lago a pagamento, siamo d'estate e quindi il pesce lo possiamo trovare in qualsiasi situazione, sul fondo, a galla, a mezz'acqua. Il pellet Wagler è una pesca che chiaramente è una pesca di superficie e quindi noi la prima cosa che dobbiamo fare è cercare di portare il pesce dove vogliamo noi, quindi in questo caso in superficie. E è molto importante che il pesce rimanga localizzato in un punto, proprio per avere una continuità di mangiate maggiore. Uno dei tanti accorgimenti che dobbiamo avere durante questa pesca è la distanza. La distanza deve essere sempre la stessa, quindi anche in questo caso io utilizzo il fermo nel mulinello. Questo perché a ogni lancio il fermo mi permette di raggiungere sempre la stessa distanza e quindi i pesci e la zona dove i pesci sono stati pasturati. Il secondo accorgimento è quello di avere una certa continuità con la pasturazione e quindi con l'arrivo del pellet nell'acqua. È una pesca, il pellet Wagler, che non è sicuramente fatta per le persone pigre, in quanto secondo me un buon rapporto di pasturazione è uno ogni circa 20-25 secondi al massimo. Un'altra cosa importante è il rumore, come dicevamo prima. Il rumore consente al pesce di arrivare sul posto, quindi essendo una pesca molto dinamica ed essendo una pasturazione anche molto dinamica, anche i lanci saranno molto dinamici, quindi un lancio ogni 30-40 secondi al massimo. Questo permette una certa regolarità di cattura. Dobbiamo solamente avere la pazienza di far arrivare il pesce dove vogliamo noi e il divertimento assicurato. Ultimo pesce della giornata, è stata una giornata intensa, faticosa, perché sono tutti pesci bellissimi, potenti, è caldo, abbiamo pescato e siamo divertiti, speriamo di avervi fatto vedere qualche trucco, una pesca molto divertente, in un lago stupendo, ci vediamo la prossima volta.